E scende di qua. Allora, deve scendere però, penso, da questa parte. Ricontrolliamo che l'ordine sia corretto, quindi 1, il più lontano, 2 e 3. Perfetto, mettiamo la prima fabbrica. Devo aver intanto consumato tutta la possibile energia di questo mondo. Andiamo a mettere 1, 2, 3. E produciamo questi. Perfetto, corrente. Ottimo. Andiamo a controllare che pezzo non è stato costruito qua. Andiamo a far rifornimento. Abbiamo finito completamente l'energia a questo punto. In vista quasi dell'obiettivo. Quasi, perché intanto volevo recuperare anche un po' di queste. Non ho proprio nulla da bruciare nella mentre, sì. Allora, bruciamo un po' di questi, ottimo. E prendiamo tutti questi, ottimo. E a questo punto dovremmo esserci. Sì, non ho assolutamente energia da parte. Ma con la produzione di questi cristalli, a questo punto io posso già in questo turno produrre questi partendo da. Allora, cominciamo a fare i plane filter. Mi piacerebbe arrivare a fare un cubetto verde in questo episodio, anche se andiamo un po' lunghi, ma non dovrebbe essere tantissimo, spero. Ok, giù così. Allora, questo il plane filter è 1 e 2, quindi dobbiamo andare a prendere quello che sarà sul lato corto. Portiamolo fin qua. E partiamo da qua in fondo. Bella fabbrica. Facciamo i plane filter. I due ingressi dovrebbero essere a posto. L'uscita pure. Plane filter sono questo e questo, e quindi questi processori sono plane filter e processore. Quindi siamo arrivati alla produzione di cubetti viola, se cominciamo a fare cubetti verdi, se cominciamo a fare il primo plane filter. Allora, se ho messo malissimo questi pali, li sposterò la prossima volta. Allora, questo perché non sta producendo? Perché ho tirato sul titanio. Oh, che grosso errore che ho fatto. Allora, andiamo a tagliare il titanio qua.
qua. E allora qui la produzione non è assolutamente sufficiente, anche perché se la dobbiamo splittare in due, però è per via di queste, di questo. Allora, comunque noi splittiamola in due lo stesso, perché vorrei arrivare ad avere. Allora, io posso montare qua sull'acqua questi, no, però posso fare un po' di questi, no. Ok, ne produco un po' e cominciamo a asfaltare il mondo. Ok, ci serve in realtà solo questo, che va a creare un filter, così. Un filter, uno splitter, così. Ne mandiamo uno e uno. Ok, e a questo punto dobbiamo riciclare tutto questo titanio. O caricandocelo noi, o caricandolo in una cassa. Direi caricandolo in una cassa. Con tre di questi. E mi sa che abbiamo tra le mani un altro doppio episodio, perché sto andando assolutamente lunghissimo e abbiamo questo problema. Allora, nel mentre do una mano caricando anch'io un po' di titanio. E ok, a questo punto, quando qui comincia a svuotare, ci siamo quasi. Anzi, lo fermo. Esatto, abbiamo raggiunto e abbiamo finalmente i cristalli cashmere. Perfetto, un altro achievement fatto. Cristalli cashmere da questa parte, se dall'altra parte si degna di arrivare di completare quella produzione, dovrebbe arrivare a grande velocità il necessario per costruire questi. E nel mentre ci sarà da ragionare anche su perché non abbiamo più questi. Allora, qui la produzione è al massimo, ma sembrerebbe proprio mancare l'acqua. O no? A questi manca l'acqua, quindi l'acqua si può risolvere, non è un grosso problema, anzi. Non capisco bene come faccio a mancare l'acqua, ma la mettiamo giù un altro paio di questi e vediamo se questo accelera tutto il processo. Ok, vado a prendere un altro po' di nastri trasportatori. Via i Cashmere Crystal. Ok, anzi prendiamoli tutti, amen. Tanto adesso ho un inventario. Abbiamo fatto gli Energy Circuits Level 4, perfetto.
E anche ora stiamo andando in manual research per un po'. Ok, allora a questo punto dovremmo avere i nostri primi questi. E noi qui abbiamo già la nostra prima fabbrica di circuiti, che è strasatura, e potremmo fare una cosa non molto ortodossa. No, facciamo una cosa normalmente ortodossa. Buchiamo qua, mettiamo una divisione, facciamo un po' di ponti, solite cose. Ok. Ah sì, perché in realtà noi non abbiamo neanche bisogno, perché io pensavo che adesso andassimo direttamente a fare la produzione dei cubetti, ma invece no, dobbiamo fare prima i processori, i megaprocessori. E quindi mandiamo questi. Questi processori li mandiamo in giro di qua, giù di qua, a collegarsi a questo impianto. E direi che qui possono scendere. Da qui possono scendere, perfetto. Ok. Mettiamo un po' di questi. Una fabbrichetta, vogliamo i mega processori che richiedono processori normali e questo vetro di qua. E con questo qua e i graviton lens possiamo andare finalmente a creare i nostri cubetti. Allora, da qui usciamo. Ora purtroppo abbiamo fatto una. Ok, qui abbiamo un po' di coda, quindi andiamo a mettere giù. E abbiamo il nostro primo quantum chip. Perfetto. E ora con il nostro primo quantum chip e questa linea qua facciamo un altro terrificante ponte. A questo punto io ho completamente perso l'orientamento, cioè perché questa fabbrica gira su se stessa 9-10 volte. Ma secondo me c'è spazio per ottimizzare
andando avanti. Ok. E qui andiamo a creare il nostro impianto di... Allora, vediamo che stanno arrivando i primi circuiti, perfetto. Andiamo a creare una nostra bella torre di ricerca. E poi sarà divertentissimo rimandare indietro i cubetti. Naturalmente, quando andremo avanti con questa cosa, a un certo punto sarà praticamente necessario. Ah, già è vero che io non ho più questi? Non ce li ho più. Noi tiriamoli su da qua. Una trentina. Sarà necessario sostituire molti di questi lunghissimi nastri trasportatori appunto con la logistica planetaria. Eccoci qua. Intanto notate che non sto ancora ricaricando energia, praticamente perché sono in costante costruzione e consumo qui in ricerca. Ok, abbiamo questo. Questo può fare i cubetti gialli. Il cubetto giallo esce da qui, naturalmente. Uno, due, non ci sono al momento, non ci sono al momento, ne è proprio arrivato uno adesso, ok? La produzione è un po' bassina, andiamo a metterli giù noi. Oh no, 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 qui è un problema. Allora, via questo. Perfetto. Cubetto giallo. No, non cubetto giallo. Cubetto verde. Ed eccoci qua, finalmente abbiamo prodotto il nostro primo cubetto verde. Adesso vediamo che esce. E già che ci siamo, no, serve del vetro che non ho, ma tanto al momento qui la produzione è quella che è. Gravity Matrix, eccoli qua, due cubetti verdi, perfetto. A questo punto andiamo ad annullare tutte le ricerche in corso, tranne magari quella lì, e andiamo a prendere le ricerche che più ci interessano, ovvero quelle per la planetari, no, Dyson Sphere 2000 e basta, dovremmo avere la Dyson Sphere. Adesso con questi andiamo a allargarci un po', girare attorno a tutta l'industria. Arrivare qui dove ci sono questi viola e andargli parallelo per un po'. Poi dovrò tornare indietro. Assolutamente i cubetti dovranno andare sulla logistica planetaria, non ci sono altre vie di uscita. A questo punto mando esterni verdi, scendiamo, qui dobbiamo fargli addirittura saltare delle miniere, devo girare più largo, ma pazienza.
Ed ecco in qua l'ultima linea che avevo lasciato e non avevo ancora però collegato ai gli inserter. E adesso andiamo a completare questa cosa in modo che arrivino i cubetti. Non abbiamo energia di nuovo. Completiamo rapidamente questa ricerca che dovrebbe darci altri droni da costruzione. E adesso con l'arrivo dei primi cubi cominceremo la ricerca e il prossimo episodio sarà tutto mirato a migliorare tutta la produzione in modo che prima o poi riusciremo a ribilanciare tutto e produrre molto rapidamente anche questi cubetti verdi che sono lì fermi, non sono neanche pochi, e ne dobbiamo fare solo 2000 per completare questa serie. Qua sono già partiti. Allora, mi fermo un momento a fare una fotina. Vado a fare un'altra fotina là indietro. Eccoci qua. E andiamo a vedere che cubetti arrivano. E chiudiamo questo episodio. Nel prossimo episodio, appunto, come stavo dicendo, dovremo andare a aumentare la produzione di praticamente tutto. Qui effettivamente abbiamo tanto tanto abbiamo tante cristalli di titanio, ma anche per il fatto che per il momento non ne stiamo consumando molti e più o meno la ricerca gialla è già arrivata a saturazione, quindi non stiamo consumando da quella parte. Anzi, andiamo a prendere i cubetti e pensate che in tutto questo tempo i cubetti verdi non hanno ancora finito di fare tutto il giro. Eccoli lì che arrivano. Carico un po' anche di cubetti viola, già che ci siamo. Li carico direttamente da qui. Ed eccoci qua, è partita finalmente la ricerca per la sfera di Dyson di primo livello. Nel prossimo episodio andremo appunto a accelerare la costruzione dei cubetti verdi. Al prossimo episodio.